tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test di Gowen, che è un test per il bilanciamento bioculare, la cui particolarità sta nel fatto che va ad utilizzare sia polarizzati che bicromatico. Fondamentalmente il target è particolare perché ha uno sfondo bicromatico e poi ha quattro cerchi disposti due superiormente e due inferiormente che sono polarizzati. L'esaminato indossa un filtro polarizzato con assi di polarizzazione classici 45 gradi sull'occhio destro e 135 gradi sull'occhio sinistro e attraverso di essi percepisce con l'occhio destro i due cerchi superiori mentre con l'occhio sinistro i due cerchi inferiori. Prima di iniziare si introduce un annebbiamento di circa più 0,50 più 0,75 o nel foroptero oppure nell'occhialino di prova in base a ciò che si sta utilizzando. Quando praticamente si inizia il test si chiede all'esaminato se c'è una coppia di cerchi che sta percependo meglio, se sono quelli superiori o quelli inferiori. Sono uguali, allora il test finisce e passiamo alla fase binoculare. Se invece ci dice ad esempio che percepisce meglio quelli superiori, quindi quelli di su, allora andiamo ad aggiungere lenti positive all'occhio destro, quindi all'occhio che percepisce i cerchi superiori, fin quando la percezione dei cerchi di su e di quelli di giù non è pressoché uguale e un po' meglio, diciamo, nel rosso, di poco meglio nel rosso, oppure uguale fra il rosso e il verde. Se invece con questo metodo non si ottiene il bilanciamento, allora si va aggiungere negativo sul canale visivo, quindi sull'occhio, dove si ha la peggiore percezione. Quindi in questo esempio si va aggiungere negativo sull'occhio sinistro e quindi si va a cercare di ottenere il bilanciamento fin quando l'esaminato non ci avverte che ha la stessa percezione dei cerchi superiori di quelli inferiori, sia nel verde che nel rosso, o comunque sia leggermente meglio nel rosso rispetto che nel verde. Una volta che abbiamo ottenuto il bilanciamento, in questo modo possiamo procedere con la fase binoculare. Questo metodo ha la particolarità, come abbiamo detto prima, di unire il polarizzato al bicromatico e il fatto che abbia il bicromatico lo differenzia dal polarizzato semplice perché introduce un certo controllo sull'accomodazione. Dunque, questo è tutto per il test di Gowen. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Bella Opto Style!